Certo, siamo con il dottore Maurizio Azzanna. Partiamo subito con la domanda. Sfide nel mondo della previdenza che ci attendono dopo l'estate, quindi cosa ci dobbiamo aspettare per il settore assicurativo a settembre? Grazie. Dobbiamo aspettarci qualche sforzo e probabilmente grandi innovazioni. È un momento di grandi cambiamenti. Mai come ora l'assicurazione è pronta ad assolvere la sua funzione di vera protezione, ritornando un po' all'antico. Evidentemente bisognerà capire come coniugare queste nuove esigenze di protezione previdenziale con quella che è la logica assicurativa privatistica e quindi andare verso concezioni solidali soprattutto nell'assunzione del rischio, che sarà una grandissima sfida, ma soprattutto anche gli assetti distributivi dovranno tener conto dei nuovi accessi verso nuovi mercati. L'assicurazione per tanti anni ha viaggiato in Italia in regime di sottoassicurazione dei rischi e sull'onda di quella che era l'assicurazione obbligatoria dell'RC Auto, un settore che evidentemente oggi mostra tutta la sua potenziale crisi di fronte ad un mercato liberalizzatore che mira ad una contrazione delle tariffe e ad un'amministrazione del settore. Quindi tutto il grande settore della distribuzione che ha cavalcato per anni l'onda lunga dell'RC Auto dovrà un po' rivedere le sue strategie e dovrà professionalizzarsi verso altri segmenti di rischio, verso altre esigenze. Le più grandi esigenze sono quelle del welfare integrato, in senso lato, sanità e previdenza, e lì dovremo vedere una riconversione degli intermediari in professionisti, gestori del rischio, attivi nei settori dove c'è più bisogno di copertura e di urgenti interventi assicurativi.